corretto. Allora partiamo con il primo punto d'ordine del giorno, l'approvazione dei pari della seduta precedente. L'adempimento prevede che si votino anche di fatto i verbali dell'ultima seduta dell'amministrazione Bisogni, per cui sarebbe prassi che votassero quelli che erano presenti e magari gli altri potrei suggerire di astenersi dalla votazione se non ritengono doveroso votare a favore. Si capirebbe che se ci fosse tanti astenuti non c'è problema in questo senso. Passo alla lettura dei verbali della seduta del 19 marzo dell'amministrazione. Allora, approvazione verbale della seduta precedente. Comunicazione del responsabile del tecnico del servizio comunale. Comunicazione del libro di giunta comunale numero 3-1801-2011 di nomina revisore del conto per il triennio 2011-2013 e l'assunzione delle spese. Comunicazione del libro di giunta numero 82-30-12-2010 di prelevamento somme dal fondo di riserva anno 2010. Approvazione piano delle alienazioni delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge numero 112-2008, partito dalla legge numero 133-2008, approvazione bilancio di previsione del ciclo finanziario 2011, relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale 2011-2013, piano opere pubbliche e relativi allegati. Approvazione definitiva piano di recupero di Osso Inferiore Piazza San Damiano, adozione del piano di recupero in Osso Inferiore via San Rocco 47 e comunicazioni del sindaco. Ecco, io proporrei due votazioni diverse su queste delibere. Vi sono osservazioni? Allora, favorevoli? Allora, quella di marzo è la registrazione sono favorevoli 4, astenuti 1, 2, 4 e 5. Ok. Ora adesso facciamo la seconda votazione per le delibere di consiglio del primo consiglio dell'amministrazione Farisei. Sì. Del 28 maggio. Allora, surroga consigliere comunale dimissionario. Esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, comunicazioni del sindaco sulla nomina dei componenti la giunta comunale, presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, elezione della commissione elettorale comunale, modifica del regolamento delle commissioni comunali consultive, istituzione delle commissioni comunali consultive, comunicazioni del sindaco in merito all'alienazione di Cerreto. Vi sono osservazioni? Favorevoli? All'unanimità.